Ci troviamo a Scrotoni, Monti Urinali. Quello che vedete inquadrato è il mago Udinese, spericolato artista già noto ai molti per essersi lanciato da un treno che viaggiava indietro nel tempo in ritardo. Il mago Udinese ha scelto la noiosa città di Scrotone come teatro per la sua nuova spettacolare impresa. Il mago si farà ammanettare ed entrerà in un valigione che verrà successivamente incatenato, incendiato, spento, ricoperto di colla topina e gettato nel naviglio, ghiacciato per l'occasione. Una volta ammanettato, il mago Udinese sembra pronto a fare il suo ingresso nel valigione. Improvvisamente avviene però qualcosa che mette a repentaglio la sua vita e la sua prova. Qualcosa che non aveva minimamente calcolato. Il suo cellulare inizia a squillare. Avevano assicurato le manette ai polsi e avevano appena finito di incatenarmi. E in quel momento mi chiama Giussina, mia fidanzata. È gelosissima, mi chiama ogni 12 minuti e 36 secondi. Il mago Udinese sembra non aver proprio fatto i conti con questo imprevisto. Aveva messo il cellulare nella tasca posteriore ed ora, ammanettato com'è, non riesce a raggiungerlo. Improvvisamente una giovane donna si avvicina. Si tratta proprio della sua fidanzata. Era lì a due passi, ma mi ha chiamato lo stesso. Quando ho visto che non rispondevo, pensava che fosse una sosia che avesse organizzato tutto per fuggire con la mia amante. In queste immagini vedete l'aggressione perpetuata dalla donna al mago Udinese con violenza inaudita. Per fortuna che quell'uomo era veramente un mio sosia. Ma pensavate sul serio che mi sarei fatto immergere nel naviglio? Il mago Udinese se la caverà con un bello spavento, ma con una brutta figura di merda davanti ai suoi fans. Tutte morte, quella pazza. Basta, Mario. Da domani faccio il sogno di Don Mazzi.